Raggiungiamo il nostro caro amico ormai Roberto Cavallo per parlare della Keep Clean and Run. Ciao Roberto, come stai? Bene, buongiorno Alessio, un caro saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Tutto bene, guarda, sono seduto, in realtà mi sono fermato per collegarmi in un autogrill, ma siamo in Trentino e quindi, come vedi, anche gli autogrill hanno una buona raccolta differenziata. Benissimo. Sono a tema. Esatto, sì, ce lo dicevamo fuori onda. In qualsiasi altra intervista sarebbe da evitare il fatto di sedersi di fronte ai raccoglitori di spazzatura, invece in questo caso lì si ricerca, giustamente. Non vorrei dare niente per scontato, perché io immagino che molti nostri ascoltatori sappiano benissimo di che cosa si tratta, perché abbiamo parlato di Keep Clean and Run tante volte, ma per chi magari invece non avesse mai sentito parlare, non avesse mai scoperto di che cosa si tratta, ci riepiloghi un po' di che cosa si parla e di che cosa andrai a fare domani. Allora, Keep Clean and Run, in italiano pulisci e corri, è la corsa ecologica, l'ecomaratona più lunga del mondo. Nasce 9 anni fa come iniziativa istituzionale con la Commissione Europea e il Ministero per l'Ambiente italiano per sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti. Insomma, corriamo raccogliendo i rifiuti. Poi 2 anni dopo, quasi 3 anni dopo, incontriamo sul nostro cammino un runner svedese che si chiama Erik Hallström, che conia questo neologismo incrociando il verbo svedese raccogliere, che si dice plock up, con l'inglese jogging, e nasce il termine plogging, che voi conoscete molto bene come Radio Backweed, perché siete stati media partner delle prime 2 edizioni dei campionati mondiali di plogging. Esatto. E allora possiamo definire Keep Clean and Run il plogging più lungo del mondo. Esatto, sì, qui si mette un po' da parte l'idea del campionato, della competizione sportiva, che anche in occasione del campionato mondiale di plogging in realtà non è l'unico elemento, cioè chiaramente l'aspetto ambientale di pulizia effettiva del territorio. La Keep Clean and Run invece mette da parte un po' l'aspetto competitivo, se non forse con te stesso, Roberto, questo non lo so. In particolare però è una corsa che non si svolge sempre negli stessi luoghi, anzi tu ogni anno e AICA, l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, scegliete con cura i luoghi da attraversare. In un periodo di pesantissima siccità, tu e voi avete scelto un luogo perfetto, direi. Ogni anno, come dicevi, ci spostiamo, e nello spostarci cerchiamo di enfatizzare un messaggio ecologico. Quest'anno abbiamo scelto di correre dal Veneto fino alla Lombardia, abbinando 2 messaggi. Il primo è legato al luogo di partenza. Noi partiremo dal ghiacciaio della Marmolada, perché lo scorso anno è stato teatro, come sappiamo, di un distacco del ghiacciaio che, ahimè, ai noi, ha coinvolto delle persone facendo delle vittime, ma che ci ha detto quanto è drammatico il cambiamento climatico e gli effetti del cambiamento, del surriscaldamento globale. Il secondo messaggio è legato a quello che facciamo, cioè raccogliere rifiuti, perché toccheremo 14 laghi. Quindi intanto vedremo come stanno dal punto di vista idrico, come dicevi tu, ma campioneremo il sedime e le acque per vedere e contare le microplastiche, sperando di trovarne poche, anche se, ahi, noi sappiamo già che ci aspetteranno dati che non ci conforteranno. Sì, purtroppo in questo caso è meglio non arrivare troppo ottimisti. Tra l'altro, proprio ieri ho intervistato una ricercatrice di Enea, che ha portato avanti uno studio assieme al CNR, in cui veniva studiata la velocità di assorbimento delle microplastiche da parte degli organismi viventi e anche possibili danni. Purtroppo le notizie non sono buone neanche in quel caso. Speriamo davvero di trovarne pochi su questi laghi, ma purtroppo, come dicevi tu, le premesse non
non sono ottime. Era un po' questo che dicevo in apertura quando presentavo questa Keep Clean and Run, e dicevo ormai è sempre più difficile riassumerla in una frase, perché le attività in cui venite coinvolti durante questa corsa sono tante, come appunto questa ottima iniziativa che voi definite di citizen science sul sito, appunto scienza civica, molto, molto bella come definizione. E in realtà avrete anche un qualche altra tappa, come ad esempio il Trento Film Festival. Sì, sono 7 tappe, 340 chilometri con 18.500 metri di salita, quindi dal punto di vista fisico, come sempre, ci vuole l'impresa più che altro per accompagnare la forza del messaggio. E partiremo, come ti dicevo, dalla Marmolada fino lì faremo la Val di Fassa, poi Val di Fiemme e Val Sugana, e arriveremo il 1° maggio a Trento in occasione del Trento Film Festival. Quindi saremo accolti da loro, faremo un plugin civile tutti insieme al mio arrivo verso le 5:30, speriamo, e tanto il plugin lo fanno lo stesso, io prima o dopo arrivo. E poi proseguiremo dopo il Trento, andremo al Lago di Ledro, Lago di Idro, per finire al Lago di Iseo, per in realtà l'arrivo sarà al comune di Gandino, nella Val Gandino, che tra l'altro è stato teatro proprio delle primi nuclei, l'epicentro della diffusione del virus, e quindi torniamo un po' all'epicentro di quello che è stato il blocco della vita per 2 anni, e quindi è così, anche come messaggio di risorgere alla vita più o meno normale. E allora passiamo al lato più personale, ecco, di questa storia. Immagino tu ti sia preparato anche atleticamente in questo periodo per arrivare pronto, quindi ti senti carico? E soprattutto, chi è che corre con te? C'è qualcuno che si fa tutte le tappe assieme a te, o cambiano i tuoi accompagnatori? Beh, un po' asciutto mi vedi, insomma, ecco, la preparazione è cominciata a fine novembre, ho fatto quel che riuscivo, insomma, compatibilmente con gli impegni personali di lavoro e famiglia, ma direi che quello che potevo l'ho fatto. Sì, sono accompagnato da un, come sempre, un runner vero, perché io clean e qualcun altro run, e è un portoghese che ha scelto di venire in Italia a vivere da qualche anno in una malga dell'altopiano di Asiago. Lui è un runner forte del team Scarpa, che si chiama Vitor Pereira. Lui quindi mi accompagnerà tutte le tappe, ma so già che ci saranno dei runner che mi accompagneranno per alcuni tratti, alcuni anche molto forti. 2 su tutti bisogna citarli, perché uno è il campione del mondo di skyrunning, che è italiano e che detiene il record di salita e discesa dal bianco, che è Marco De Gasperi, e l'altro è il plurivincitore del Tour de Géant 2 volte, perché arrivo a casa sua, cioè Oliviero Bosatelli. Quindi lui è di Gandino, non potevo non dirgli: guarda che arrivo a casa tua, e quindi lui mi farà l'onore di accompagnarmi gli ultimi tratti. E poi, appunto, so che altri si sono già iscritti e ci accompagneranno, anche perché lì c'è un altro messaggio che in questo periodo, secondo me, è molto utile, e cioè in montagna non si va mai da soli. La sicurezza passa anche dal buon senso, dal nostro comportamento, e di andare negli ambienti come è giusto andare, con equilibrio e rispetto dell'ambiente che andiamo ad attraversare, per chi lo abita tutti i giorni e non come noi solo una volta ogni tanto. E tra l'altro, se vogliamo, è anche un elemento corollario, ma non così secondario, di queste iniziative, cioè il fatto di andarci a piedi. Ovviamente, come dicevi tu, c'è il lato sportivo, c'è il lato dello sforzo fisico che attira anche l'attenzione, ma c'è anche, visto che starai appunto in montagna in questi giorni, si sta diffondendo forse un po' lentamente l'idea di vivere questo tipo di ambienti anche senza andare necessariamente su 4 ruote. Non vogliamo dire che per forza allora si debba andare di corsa o soltanto a piedi, ma ecco, si può anche esplorare questo tipo di luoghi senza andarci in macchina, sostanzialmente. No, esatto, ma anche a piedi, rispettando le regole, stando sui sentieri, possibilmente noi abbiamo dei fischietti, un po' per l'emergenza, un po' perché quando si passa in ambienti che sono vissuti quotidianamente da animali è giusto che li rispettiamo, quindi denunciando la nostra presenza, perché va
della sicurezza di entrambi ed è, ripeto, andarci con rispetto. Io credo che questo dobbiamo proprio portarcelo dentro e passa anche dal, se vediamo un rifiuto, raccoglierlo, perché in fondo il messaggio principale resta questo. Esatto, il non buttarlo già ce lo lasciamo alle spalle, lo diamo per scontato, il raccoglierlo è il passo successivo. Allora, grazie mille davvero Roberto per questo racconto, io ti lascio al tuo viaggio, al tuo raggiungimento della prima tappa. Noi la prossima settimana ci sentiremo qualche volta per aggiornarci lungo questo percorso, ma intanto per adesso ti auguro semplicemente buona fortuna, buon lavoro, buona corsa. Grazie, se ci sarà rete tu mi chiami e mi collegherò così. In quell'altro caso non avrò i cassonetti dietro, probabilmente dei paesaggi più ameni, ma correrò e quindi te la prenderai come ve la prenderete come viene. È il bello della diretta. Ciao Roberto. Ciao a tutte.